15 ottobre 1923, nasce Italo Calvino. Giovanissimo partecipò alla Resistenza. Nel dopoguerra, trasferitosi a Torino e poi a Parigi, si dedica alla letteratura come scrittore e come consulente editoriale. Fin dal suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, del 1947, manifesta uno stile del tutto nuovo, in cui il realismo ed il fantastico sono complementari. Narratore tra i più significativi del Novecento italiano, nelle numerose opere sviluppa temi molto diversi. La sua prosa rivela uno spregiudicato sperimentatore di linguaggi, dove alla lucidità della descrizione analitica fanno da costante contrappunto lirismo e ironia, sostanziati da una riflessione profonda sul senso ultimo dell'esistenza umana. Tra le sue opere principali, Il Visconte dimezzato, Il Barone rampante, Il Cavaliere inesistente, Le città invisibili, Se una notte d'inverno un viaggiatore. Muore improvvisamente nel 1985, mentre sta ultimando la preparazione delle lezioni americane, un ciclo di conferenze da tenere ad Harvard, che usciranno postume.